In fase 1, sugli umani, passa solo l'8% delle sostanze che passano su animali. Della fase 3, su umani, passa soltanto il 4%, e di quelle che sono commercializzate in fase 4, passa... Libri TV oggi 20 novembre 2012 davanti a fianco alla sede del Senato in Piazza delle Cinque Lune a Roma. Siamo presenti a un evento animalista contro la vivisezione. Siamo in compagnia di Loredana Pronio, presidente della Federfida. Che cos'è questo evento, organizzato da chi e per cosa? Questo è un evento che noi abbiamo organizzato insieme a molte sigle, che infatti vedete le bandiere, il PAE, gli animalisti italiani, gli eco animalisti dei Verdi, c'è anche la LAC presente, e Equivita, la ARPA, la AVA, ce ne sono tante di sigle che hanno aderito a questo presidio. C'è anche l'associazione antispecista radicale, parte in causa? Assolutamente sì, anche perché i radicali hanno una posizione nettamente diversa dalla nostra, e quindi all'interno del partito radicale si è creata una fazione contraria, quindi antispecista, come siamo tutti noi. Ho capito. L'evento, diciamo, è in concomitanza con qualcosa che sta avvenendo dentro al Senato. Con chi e cosa? Dunque, oggi c'è un evento triste per la democrazia, perché c'è una conferenza stampa organizzata all'interno di un palazzo pubblico, perché il Senato è un palazzo pubblico, e questa conferenza però è solo per gli addetti ai lavori favorevoli alla vivisezione. Quello che noi chiediamo con questo presidio, perché intanto noi lo chiediamo ogni giorno con le raccolte firme, con tutto quello che abbiamo a disposizione, con la possibilità soprattutto di divulgare la motivazione del nostro essere contrari, quello che noi oggi chiediamo è che si faccia finalmente un tavolo dove si possano confrontare le varie idee. Gli animalisti vogliono questo da tempo, non è mai stato accettato un confronto, evidentemente perché hanno paura di doversi confrontare con una realtà alla quale loro non sanno rispondere. Questo è molto importante che accada, intanto perché è un cenno di democrazia, quello di far parlare tutti. Seconda cosa, perché mi chiedo, nei palazzi del potere, dove si decidono delle cose, è anche giusto che chi decide sappia, perché è una questione di intelligenza conoscere. Poi si può rimanere della propria idea, cambiarla, non importa, ma l'importante è che si abbia cognizione di quello che è la realtà. La realtà ce ne può essere una e l'altra, alla fine qualcuno deciderà quale sia quella giusta, ma mai senza aver sentito anche le altre voci. Noi vogliamo un confronto. Perfetto. Peraltro l'evento appunto in Senato praticamente è volto a ribadire l'opportunità ancora e la validità della sperimentazione scientifica sugli animali. Ecco, il fronte animalista, che qua vedo appunto in qualche modo rappresentato da varie bandiere, su questo è unitario tutte quante le associazioni, sono in rifiuto netto oppure ci stanno qualche posizione più morbida? Questa è una bella domanda. Allora, noi siamo nettamente contrari e non scendiamo a compromessi quando si parla di vivisezione, non c'è un forse o un magari, c'è un no deciso, con motivazioni scientifiche, non perché siamo animalisti, questo è importante dirlo. Poi c'è invece tutta una parte che io le chiamo un po' le grandi firme, che si sono raccolte sotto un'altra federazione, che è quella della Brambilla, quindi parliamo di LAV, EMPA, OIPA, eccetera, che invece tendono a convincere che questo articolo 14 sia una manna dal cielo. Non è così, non è così, perché all'interno di questo articolo 14 c'è una piccola frase. Possiamo spiegare bene di che cosa si tratta? Articolo 14 di cosa? Allora, della legge comunitaria. L'articolo 14 praticamente in breve dovrebbe vietare gli allevamenti per cani o gatti destinati alla vivisezione, e fin qui ci potrebbe star bene. Ma c'è una frase all'interno di questo articolo che recita esattamente così: la vivisezione non può essere a meno che non sia utile
assolutamente utile per la ricerca sugli uomini. Allora, questo a meno che o va eliminato o è inutile. È inutile, assolutamente inutile, che parliamo di vivisezione contro o a favore. Questo secondo me è uno schiaffo all'animalismo. Grazie. E qualche riferimento della vostra associazione di cui lei appunto è portavoce? Io sono la presidente. Ah, okay. Che cosa volete sapere della nostra federazione? Il nostro sito è www.federfida.org. Noi siamo nate per dare un supporto legale, perché nel mondo dell'animalismo purtroppo ancora c'è molta gente che ha paura di denunciare, ha paura di esporsi. E noi invece crediamo nella legge, crediamo anche nella giustizia, perché la giustizia arriva attraverso le leggi. Le leggi noi le abbiamo in Italia, i cittadini sono soggetti legali e quindi devono farsi rispettare per difendere, voilà, per difendere gli animali che non hanno diritti. Attenzione, perché gli animali ancora non hanno diritti, ma noi cittadini sì, noi dobbiamo imparare i nostri diritti per difendere loro. Grazie, grazie Libri TV, e l'appuntamento per queste altre interviste. Grazie. Per differenze di assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione dei composti chimici nei farmaci. Libri TV qui all'evento appunto contro la vivisezione davanti al Senato, a fianco al Senato, a Piazza delle Cinque Lune a Roma. Siamo in compagnia di Fabrizia Pratesi, coordinatrice del comitato scientifico Equivita. Ecco, c'è un manifesto che stiamo adesso inquadrando, che parla di un'iniziativa, ce la illustri pure? Sì, non è un'iniziativa qualsiasi, se permettete, è l'iniziativa dei cittadini europei, praticamente è l'applicazione pratica dell'articolo 11 del Trattato dell'Unione Europea, dove la Commissione Europea consente ai cittadini di tutti e 27 gli Stati membri di proporre un'iniziativa e di partecipare alla fase decisionale delle politiche europee, purché vengano raccolte 1 milione di firme. Noi abbiamo subito, appena è stata applicativa questa nuova legge, perché è una novità, proposto l'iniziativa intitolata Stop Vivisection, chiedendo alla Commissione europea che riveda la legge sulla sperimentazione animale, che cestini possibilmente la orribile, indegna, indecente direttiva del 2010 e che proponga una nuova direttiva che vada aggiornandosi con l'evoluzione recente della scienza, praticamente favorendo un progresso scientifico per l'Unione Europea, vada verso i nuovi metodi sostitutivi, abolendo il modello animale nella ricerca biomedica. Perché il modello animale oramai è denunciato in moltissimi ambienti della scienza come assolutamente inaffidabile e viene praticamente sostituito da metodi che si basano sulle nuove conoscenze della genetica, le nuove conoscenze della biologia, metodi che sono 1000 volte più affidabili, perché sono relativi al corpo umano, non a delle specie diverse dall'uomo, 1000 volte più esaustivi nelle informazioni che forniscono, 1000 volte più rapidi e anche molto 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 più economici. Perfetto, in rete dove ci possiamo informare di questa iniziativa, di questa associazione? È sufficiente cliccare su www.stopvivisection.eu. Grazie ancora, appuntamento su Libri.tv, grazie. Grazie mille. 20 novembre 2012, davanti alla sala Bologna, credo che si chiami, del Senato, dove si è svolta una conferenza stampa che ha visto dietro al palazzo, diciamo, al tavolo dei relatori, sia l'Associazione Radicale Luca Coscioni che Giovanni Ardi. Incontriamo all'uscita la senatrice Donatella Poretti. Su questo, diciamo, questa vicinanza, diciamo, abbastanza singolare, cosa ci sai dire?
Bah, che quando si vuole portare avanti un'iniziativa si possono fare alleanze con tutti, anche con il diavolo, quindi ci può essere tranquillamente. Io per esempio sui diritti dei figli naturali e legittimi ho trovato un buon alleato in Giovanardi, e ben venga quando ho potuto stimolarlo e stuzzicarlo a fare le cose insieme, ci mancherebbe altro. Anche col diavolo si parla se è per portare avanti una cosa in cui si crede. Certo è che affiancarsi a Giovanardi in una battaglia per la libertà di ricerca scientifica già lo trovo un pochino più singolare, quando ha iniziato il suo intervento a favore della libertà di ricerca scientifica, della possibilità anche quindi e dell'utilità di continuare a insistere sulla sperimentazione animale, perché questo va a favore della ricerca scientifica, il dubbio viene di dire com'è che sei il paladino di una legge 40 in cui hai fatto la difesa non tanto degli embrioni ma delle cellule embrionali. Qualcuno si ricorderà i manifesti con i nazisti eccetera eccetera. Ecco, ora allora, qui il dubbio sorge su che utilità ci sia nell'avere un Giovanardi così schierato per la ricerca, per la libertà di ricerca scientifica. In realtà lui è a favore della sperimentazione animale, ha le sue buone motivazioni, però evitiamo di confonderlo con la libertà di ricerca scientifica. Possiamo anche dire che Giovanardi sta su schieramenti, diciamo, abbastanza opposti e radicali anche per altri motivi. Sì, ma è sicuramente quello della libertà di ricerca scientifica, quello della, ma forse più in generale della libertà, del concetto che su me stesso, quando non invado la libertà degli altri, quando non do noia alle altre persone, su me stesso e per me stesso io vorrei che le leggi mi concedessero di decidere per me. Testamento biologico, coppie di fatto, quanti temi possiamo, appunto non ultimo il consumo di stupefacenti, di cui lui comunque continua a dire che lui non è contro il consumo ma è contro la legalizzazione e quant'altro. I temi sicuramente è un'impostazione diversa, non a caso però evidentemente con gli animali deve avere anche qualche cosa, perché è l'unico che sta cercando di opporsi al Senato su una legge sui condomini in cui permetta che gli animali possano stare nei condomini e che non ci siano leggi condominiali che abbiano una valenza maggiore della legge nazionale che impediscano gli animali nei condomini, quindi evidentemente con gli animali però deve avere qualche problema. Ringraziamo Donella Poretti, diamo appuntamento su Libri.tv, grazie ancora. All'uscita della Sala Bologna del Senato incontriamo il signor Vincenzo Tomasso, presidente di un'associazione. Ci dirà adesso lui che associazione è e perché si trovava a questo convegno che ha visto appunto anche l'associazione Luca Coscioni tra i relatori. Sono il presidente dell'associazione Talidomidici Italiani. I talidomidici sono le vittime dell'omonimo farmaco che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 stato commercializzato da una casa, da un'industria farmaceutica tedesca. Questo farmaco doveva servire alle donne in gravidanza per alleviare i dolori della gravidanza, le nausee e tutto ciò che comporta la gravidanza. Invece è stata una tragedia mondiale, perché oltre 20.000 bambini nacquero con malformazioni varie, soprattutto agli arti. Noi in Italia abbiamo costituito questa associazione nel 2004 appunto per far valere i nostri diritti, che sono i diritti di gente che è stata penalizzata e non era stato mai, ai quali non era stato mai fatto nessun risarcimento, insomma, ecco. Oggi siamo qui al Senato in questa giornata che riguarda appunto i test sugli animali per quanto riguarda i farmaci. Noi siamo favorevolissimi a effettuare dei test sugli animali, proprio perché appunto noi siamo la testimonianza vivente di ciò che può cadere nel momento in cui vengono messi nel commercio dei farmaci appunto dove non sono stati fatti appunto severi controlli prima di farlo assumere agli uomini, insomma.
quindi in qualche modo a favore, nettamente schiadi a favore della sperimentazione sugli animali, insomma. Assolutamente sì, e contro assolutamente questi personaggi che girano nelle città e predicano appunto contro i test contro gli animali. Sono persone, a mio avviso, che agiscono o in malafede o sono persone ignoranti che non conoscono bene il problema. Grazie, ridiamo appuntamento su Liberi.tv, grazie ancora. Siamo in compagnia di Nadia Malavasi, presidente dell'associazione Vittime del Talinomide, che è stata anche lei ha partecipato a questa conferenza. Siamo qui appunto all'uscita e l'abbiamo incontrata e ci parla di informazione relativa anche alla vicenda che poi in qualche modo trova rappresentanza in questa associazione. Buongiorno. Ho partecipato molto volentieri a questa conferenza come relatrice proprio perché c'è molta ignoranza e disinformazione su questo tema. In questi anni di oscuramento della nostra patologia, pensiamo che solamente con la legge 27 del febbraio 2006 si è riconosciuta giuridicamente la nostra patologia. Vale a dire che prima, per 50 anni quasi, noi era come se non fossimo nati, se non fossimo esistiti, e quindi non potevamo neanche parlare e dire niente. Ma tante volte gruppi di animalisti eccetera davano disinformazione su questo, perché dicevano che noi saremmo nati così lo stesso anche senza sperimentazione animali. Cosa che invece è stata ampiamente dimostrata, che se dato pochissimi milligrammi di talidomide a conigli, per esempio, incinta, nascevano i coniglietti con le zampe corte, primati lo stesso. I pulcini nascevano con la spina dorsale, con danni alla spina dorsale e al cranio, e via discorrendo. Varie argomentazioni di questo tipo sono state enunciate, e il tema più importante è appunto la disinformazione, perché se anche nelle opinioni noi non diamo l'informazione giusta, si corre il rischio di farsi prendere dal cuore verso gli animali e poi lasciar perdere invece bambini che muoiono per delle malattie orribili, oppure fare degli errori di laboratorio proprio per omesse sperimentazioni. Qualche dato per appunto coloro che ci seguono: questa associazione più o meno è rappresentante e portavoce di quante persone e che tipo di patologie effettivamente appunto in che tipo di patologie consistono questi danni da questo farmaco? Allora, in associazione siamo circa 300 persone e i danni sono soprattutto agli arti. Perché? Perché il talidomide, appunto, che era stato venduto lo stesso, anche se appunto in realtà dovevano essere fatti e resi noti soprattutto gli esperimenti sugli animali, infatti appena sono stati poi resi noti nella maniera corretta, è stato ritirato dal commercio nel 62, e adesso naturalmente dopo gli anni di ritiro il brevetto è stato riconcesso, però si sa che è teratogenico e quindi c'è un bel programma di risk management per non venderlo a donne in gravidanza, però dopo la nostra ne fanno esperienza. E i danni, che mi chiedeva prima, sono agli arti. Perché? Perché si è proprio scoperto, ahimè, sulla nostra pelle che provocava danni all'angiogenesi, cioè al formarsi dei vasi capillari. Quindi non si formavano, proprio perché non passava il tessuto e il nutrimento ai tessuti, quindi i tessuti sani, quindi alle ossa piuttosto che al tessuto cartilagineo, alla pelle, e quindi non potevano crescere le braccia. La ringraziamo, appuntamento su Liberi.tv, grazie ancora. Per Liberi.tv, il senatore Giovanardi all'uscita della Sala Bologna del Senato, questo convegno insieme all'Associazione Radicale Luca Coscioni a favore della sperimentazione anche animale per la ricerca scientifica. Senatore Giovanardi, è abbastanza singolare questa vicinanza nel tavolo, diciamo, dei relatori con i radicali? Beh, con i radicali, con il senatore Ignazio Marino del PD, con la senatrice Boldi della Lega, diciamo che era rappresentato tutto il Parlamento, maggioranza e opposizione, per una causa giusta, che è quella di consentire all'Italia di continuare nella ricerca scientifica, e per sostenere un principio che mi sembra difficilmente contestabile, che purtroppo
essendo ancora indispensabile sperimentare i farmaci prima sugli animali che sugli esseri umani, è meglio sperimentare appunto sugli animali che sugli uomini, sulle donne, sui bambini, visto anche le conseguenze drammatiche della mancata sperimentazione. Stamattina ha parlato la dottoressa Malavasi, che è la presidente dei talidomedici, è un esempio come migliaia di bambini siano nati senza arti o con malformazioni proprio perché non era stato testato il farmaco prima sugli animali. Ho capito. Senatore, in questo caso vi è dato vietare, insomma? No, in questo caso noi vogliamo recepire una direttiva europea che invece vieta nella maniera più assoluta ogni maltrattamento sugli animali, regole, discipline, il benessere animale, ma non impedisce l'allevamento degli animali che devono servire come cavie. Quindi noi siamo assolutamente per una ricerca rigorosa, siamo per il benessere animale e contro l'ipocrisia di chi vuole vietare l'allevamento di questi animali in Italia, che poi dovrebbero essere importati dall'estero, che è l'obbligo per sperimentare e per brevettare un farmaco, lo ripeto, per legge internazionale, dipende dal fatto che prima sia stato testato almeno su due animali, fra cui un primate. Un'ultimissima cosa, senatore, dagli animali agli esseri umani che sono anche loro animali, lei pensa che si riuscirà a fare qualcosa a fine di questa legislatura per la situazione carceraria lì e altro che allevamenti intensivi? No, gli esseri umani non sono animali, io citerei proprio a distinguere gli uomini, le donne, gli esseri umani dagli animali, c'è una bella gerarchia antropologica e teologica se vogliamo. Il problema delle carceri è un problema molto serio, qualche volta c'è da pensare che veramente gli animali siano trattati meglio degli uomini e le donne ristretti nelle carceri, però non è una questione ideologica, è una questione di fondi. Per esempio, non mi stancherò mai di ripetere che l'attuale legge sulle tossicodipendenze che porta il mio nome consente fino a 6 anni di carcere passati in giudicato, 6 anni, di essere rieducati, di essere recuperati, di essere curati in una comunità di recupero. Se poi le regioni non finanziano le comunità di recupero e quindi le persone rimangono in carcere, non è la legge, perché la legge anche per gravi reati consente di non stare in carcere, è una legge che però va applicata. La ringraziamo, senatore Gionardi, grazie ancora e diamo appuntamento su liberi.tv.